Siamo qui con il vice sindaco Riccardo Tomatis per l'apertura, per la settima edizione di Terreni Creativi. Quali sono le difficoltà che hanno riscontrato quest'anno, ma qual è anche la vicinanza che l'amministrazione ha dimostrato? Ma le difficoltà purtroppo sono legate a dei problemi di bilancio che la nostra amministrazione ha avuto quest'anno, e non solo, perché la crisi anche a livello industriale ha colpito un po' tutte quelle realtà che negli anni scorsi erano un po' gli sponsor principali di questa manifestazione. Questo però devo dire che non ha fatto perdere d'animo il gruppo di Terreni Creativi, che si è subito dato da fare e ha organizzato una serie di eventi per raccogliere dei fondi a favore di questa stagione di cronoteatro, e questo ha secondo me dimostrato come la città di Albenga è molto legata e ha apprezzato negli anni il lavoro che hanno fatto, tant'è vero che queste serate sono andate benissimo.